E adesso il premio di CEO dell'anno Innovazione Insurance. Questo premio va a Andrea Sabia, Bene Assicurazioni, per la capacità di guardare al futuro con strategia e traguardare gli obiettivi prefissati grazie a un piano operativo che ha permesso di raggiungere il break-even point della compagnia che guida in soli 3 anni dal suo avvio. Infine, per il carisma e l'abilità nel coinvolgere persone e reti verso obiettivi sempre più ambiziosi. E io saluto in collegamento con noi Andrea Sabia, amministratore delegato Bene Assicurazioni. Ben trovato, grazie per essere con noi. Buonasera Buonasera a lei, è un grande piacere. anche per me. Allora, dottor Sabia, io le chiedo un commento sul premio. Ovviamente il commento va anche oltre rispetto a quanto si potrebbe dire in un periodo normale. Cioè, insomma, siamo immersi in un momento particolarmente complicato, quindi anche diverso da quelli che siamo abituati a vivere, perciò un riconoscimento ha sicuramente qualche significato in più. Sì, davvero devo dire, arriva inaspettato per il nostro progetto e per il nostro team questo riconoscimento. Bene Assicurazioni nasce come compagnia dell'innovazione, come compagnia nativamente digitale e francamente, dopo soli 3 anni di vita, pensare di essere riconosciuti in questo momento come un soggetto nuovo entrante sul mercato che è capace di dare concretamente un contributo di cambiamento e di trasformazione digitale ad un settore, ad un comparto, quello assicurativo, che ha nei prossimi anni una forte attesa di rinnovamento, poiché il comportamento dei consumatori e dei nostri assicurati ci chiede di agire in modalità digitale, è una cosa che ci fa molto piacere e naturalmente a me personalmente fa piacere perché è il riconoscimento di una squadra di grande valore, di colleghi e di collaboratori che hanno nel proprio DNA la capacità di guardare al digitale come un fattore di abilitazione verso il futuro. Esatto, a proposito di futuro, insomma, in soli 3 anni, perché ricordiamo che voi siete nati 3 anni fa, solo 3 anni fa appunto eravate la startup, no? Della situazione, avete raggiunto il break-even point, quindi comunque insomma un risultato sicuramente che è inaspettato forse, o è stato inaspettato, ma questo lo chiedo a lei insieme ad altri. E soprattutto visto che lei mi parla di futuro, insomma quali sono i prossimi obiettivi se glieli posso chiedere? Ma direi che noi consideriamo questo punto di pareggio, il nostro primo bilancio inutile, un grande segno di primo raggiungimento positivo dei nostri obiettivi e dei nostri traguardi. Naturalmente non ci fermiamo qui, perché oggi abbiamo già 250.000 clienti con 280 agenzie che li servono. Ma la nostra prospettiva è di avere 500.000 clienti assicurati con noi e quel giorno pensiamo di avere ben oltre 300 agenzie sull'intero territorio nazionale che con la nostra strategia omnicanale ci permetteranno di assistere clienti che chiedono un servizio agile, che chiedono la possibilità di avere i vantaggi di un pagamento da remoto elettronico, che chiedono la possibilità di acquistare una polizza e sottoscriverla con una firma elettronica avanzata che eviti anche la fisicità e l'assembramento di un incontro presso l'agenzia. Tutto questo nella piattaforma tecnologica di Bene è previsto sin dal primo giorno e stiamo dando seguito alla nostra natura di technology company, una compagnia che fa delle tecnologie proprio lo strumento con il quale noi pensiamo di poter deliziare i nostri clienti in termini di esperienza e accesso semplice alla polizza di assicurazione e a mettere in sicurezza e proteggere i propri beni e le proprie persone. Certo, dottor Sabia, alla luce di tutto quello che mi ha già risposto in questo collegamento, io le vorrei chiedere quali sono le componenti di innovazione, perché questa è la parola chiave di una compagnia di assicurazione. Ma io direi che bisogna superare i lacciuoli del passato e delle costruzioni stratificate dei modelli organizzativi tradizionali. Oggi i fattori di innovazione sono la semplicità e l'immediatezza nell'avere un preventivo, la possibilità di sottoscrivere con assoluta
similitudine a tutto ciò che noi facciamo quando siamo consumatori sulle piattaforme di e-commerce e nel momento del bisogno, quello che noi assicuratori chiamiamo il momento della liquidazione del sinistro, avere la massima velocità di risposta per avere anche attraverso una videoperizia digitale la possibilità di diagnosticare in tempo reale l'accaduto e poter intervenire per risolvere il problema. Questo è un processo digitale, come dicono gli esperti, end-to-end, dall'inizio alla Anch'io. fine, e poggia su una piattaforma tecnologica che ci vede andare oltre il concetto semplice di compagnia di assicurazione. Ecco, quando parliamo di assicurazioni, insomma, il concetto di reputation è tutto, no? Lei lo sa meglio di me, io sto dicendo una cosa assolutamente banale, ma in questo momento, in questo contesto storico, come si fa a far restare alta la fiducia, per così dire, no? Nei confronti del cliente? Come si può trasmettere fiducia nel cliente e quindi acquistare fiducia? Mantenendo comportamenti coerenti con le promesse, rispettando l'impegno ad essere veloci nei tempi di risposta e dimostrando che si possono risolvere problemi complessi per la protezione di un'attività d'impresa, ad esempio, piuttosto che semplicemente nel momento di acquisto di una nuova casa dove si va a vivere, con una facilità e un'accessibilità anche di prezzo, ma soprattutto quando poi si attivano i servizi. Quei servizi che ci fanno vivere meglio e ci risolvono i problemi. Penso all'intervento di un legale, penso all'assistenza di un fabbro piuttosto che di un medico. Abbiamo visto cos'è stato il lungo periodo di lockdown e quante volte abbiamo fatto ricorso anche all'assistenza da remoto in telemedicina per un consulto banalmente anche di orientamento, di indirizzo, anche di tipo psicologico. Beh, tutti questi servizi che sono proprio nel nostro sistema d'offerta sono ciò che qualificano l'innovazione e rendono unica l'esperienza Va di un bene. nuovo cliente che si avvicina a una compagnia digitale anche attraverso uno smartphone, anche attraverso un tablet, perché noi Vero. siamo omnicanali e i nostri clienti facendo www.bene.it ci trovano con grande semplicità. Va bene, allora io che dire, mi complimento per questo riconoscimento, mi complimento per il lavoro svolto in questi 3 anni fino a qui e per tutto quello che arriverà. Perciò grazie Andrea Sabia, amministratore delegato di Bene Assicurazioni, per essere stato con noi. Noi ringraziamo le fonti per questo autorevole riconoscimento e speriamo di meritarcelo sul campo con le Certo. recensioni positive che speriamo di avere dai nostri clienti e dai nostri assicurati. Ecco, Grazie. quella è la sfida principale, meritarsi sul campo i riconoscimenti. Quindi direi che la saluto su questa frase che è assolutamente, ad hoc. Grazie ancora e noi andiamo avanti, proseguiamo con il prossimo premio.